Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Data la pandemia, dato il coprifuoco rosso, tutto arancione, verde, giallo, a noi ci interessa di più l'arancione. Andiamo a fare un bel tagliando. Io nel frattempo sto aspettando Lorenzo che deve venirmi ad aiutare perché mi deve portare l'olio, filtro olio, perché oggi destinazione è moto. Guardate per fare un tagliando a sta moto. Siamo in ritardo, eh? È consentito fare colazione? No, no, stiamo andando a fare il tagliando dei 52.000 km dai Moto Garage a Latina. Nostro meccanico di fiducia da sempre. Mi sto portando dietro il biondo che mi accompagna perché ho bisogno, come avete visto, di portare i materiali di prima necessità, quelle cose essenziali, l'olio, il filtro dell'olio, il liquido radiatore. Essendo che comunque io l'ho presa questa moto che aveva 46.000 km e l'ho presa da concessionario non ufficiale, che dice comunque mi ha fatto il tagliando e vabbè, mi fido, però fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, e quindi le farò un bel tagliandino in modo da mettere tutto a posto. Su un motore come questo e su una moto ignorante come questa preferisco affidarmi a esperti del settore come moto, così da averla tutta a puntino, tutta ben settata. Successivamente al reparto motore andremo a eseguire un cambio olio dei freni, anche se l'avevo sostituito io, però essendo che ho capacità pari a quelle di uno scimpanzé, non mi fido tanto del mio lavoro. E in più, essendo che questa moto ha un motore che si surriscalda parecchio, tanto che arriva subito a temperatura e d'estate si accende sempre la ventola, ha 10 anni e non so se ha mai cambiato il liquido radiatore. Io, già che ci sto, glielo faccio cambiare, così sto tranquillo. Dico: ah, che bellezza! Così tutti i liquidi cambiati. Sta una schioppettata, si dice da me. Comunque il viaggio adesso sarà tutto abbastanza dritto, quindi ci vediamo direttamente da Emoto. Ed eccoci da Emoto! Ce l'abbiamo fatta dopo mille peripezie. Mo' hanno cambiato tutto qua, non si capisce più niente. Dove devo andare? Manco prova. Ci passo? Sì. Buongiornissimo. Caffè? Gelo, quanto così consiglia di sostituirlo? Almeno ogni 4 anni o 20.000 km. Poi Ok. diciamo che in base al tipo di manutenzione programmata della moto può essere 20 o 24.000, no? Perché non tutte lo fanno, magari ogni 6.000 Certo. oppure ogni 10.000. Per esempio Ducati l'ha portato a 12.000, quindi è 12 più 12, 24. Però diciamo almeno 4 anni è E utile si cambia. cambiare antigelo e liquido dei freni. Perfetto, perché quello assorbe umidità anche. Come anche i fluidi di sospensione. Quali sono i controlli da fare tra un tagliando e l'altro? Allora, dipende dal tipo di tagliando. Questo è un tagliando abbastanza, diciamo, semplice, ordinario. Quindi abbiamo fatto l'olio, il filtro dell'olio, abbiamo svuotato diversi tappi di scarico perché essendo motore a carter secco, quindi ci stanno diversi punti dove scaricare l'olio.
Abbiamo cambiato liquido refrigerante, andremo a cambiare l'olio dei freni come anche quello della frizione e poi ci stanno i vari controlli. Tipo in questo caso, adesso smonterò il carter del pignone dove andiamo a controllare il serraggio del pignone, importante, la pulizia della catena con il tiro della catena. Andiamo a fare un serraggio bolloneria generale, pressioni dei pneumatici, controllo gioco cavi gas e diagnosi elettronica. L'olio non è che fa miracoli, nel senso che se abbiamo una pasticca che è dura, quello significa che porterà l'olio al punto di ebollizione in maniera molto più rapida, ok? Quindi è buono usare sempre una pasticca di un certo livello, poi con l'olio buono il tutto sicuramente poi avrà un equilibrio e la frenata sarà impeccabile. Vedi il trasuto d'olio lì? Sta sullo stelo, capito? Allora adesso prima o poi boom, scoppia. Finito, tutti i controlli fatti, olio cambiato, filtro cambiato, tutto a posto. E adesso per la prova finale andrà Luca, vi illustrerà un pochettino come si comporta su strada. Oh, andiamo a sentire le differenze sostanziali. Ringraziamo tantissimo gli amici di Amoto Garage, come al grazie solito. Grazie, sempre precisissimi come sempre. Per qualsiasi controllo, manutenzione o lavori di altro genere vi consigliamo sempre, ecco, di rivolgervi a loro. Andiamo su strada. Sei contenta? Mamma mia che buche. Ecco, per allentare, porca miseria, come frena meglio adesso! È enduro? Cioè, è incredibile di come tu dici, va bene, sei abituato a guidare un certo veicolo e ti abitui, diciamo, al suo modo di comportarsi. Però è incredibile di come basti semplicemente cambiare dell'olio, un filtro, l'olio dei freni e una controllata generale che già ti sembra di aver fatto un salto in avanti di qualità. Ma io ti amo! La manutenzione sui mezzi è fondamentale. Uno può anche farsela da solo e nessuno glielo vieta, però cioè, a pensare che siamo arrivati alle 9:15, diciamo, ce ne siamo andati via, adesso è quasi l'una, cioè questo vi fa capire quanto lavoro c'è dietro, quanta accortezza nei dettagli e di come anche un semplice tagliando porti via tanto tempo proprio se si vuole ottenere il risultato ottimale. Vi lasciamo il canale YouTube nella descrizione di Emoto, che anche lui si occupa, fanno dei video sulle bancate, su tutte le varie i tecnicismi, sono esperti del settore e io mi affido completamente a loro. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato quantomeno interessante e utile. Presto dobbiamo
tornare dai moto per fare tanti nuovi contenuti interessanti e tante nuove modifiche alla cappona. Mamma mia! E con questo vi saluto, ciao ragazzi!